mesi circa 2 milioni di italiani, secondo le statistiche, sono stati costretti a trasformare la propria casa in ufficio. I sondaggi ci dicono che gli italiani hanno apprezzato molto questa possibilità e una volta terminata l'emergenza sanitaria chiederanno ai propri datori di lavoro di continuare a fare smart working. Fare smart working significa riuscire a gestire la quantità tendenzialmente infinita di distrazioni e interruzioni che viviamo in casa. C'è la nostra famiglia, ci sono le distrazioni digitali, lo smartphone, la chat con gli amici, il collega che chiama, la videoconferenza che sta per partire, la voglia di consultare le news, distrazioni, interruzioni continue. Una modalità per provare a ridurre questi continui momenti di interruzione e dunque per riuscire a essere più efficienti, per perdere meno tempo, è quello di battezzare postazioni di lavoro diverse in casa. Per quanto possa essere piccola una casa, forse riusciamo a ricavarci tre piccoli spazi diversi. Un primo spazio dove poter poggiare un computer e poter portare avanti le attività esecutive e ripetitive e i momenti di interazione con colleghi e clienti. Una seconda postazione dove avere dei fogli bianchi, una penna, per portare avanti quelle attività a maggior valore aggiunto che richiedono il nostro pensiero, la riflessione creativa, che richiedono approfondimento, elaborazione. E poi una terza postazione per godersi i momenti di svago, più ludici, più legati alla gratificazione rispetto ai nostri sforzi. Ecco, se riusciamo a ricavarci degli spazi diversi, forse riusciamo anche a limitare i danni in termini di continue interruzioni e distrazioni. E poi la regola fondamentale. Quando siamo al computer, il nostro smartphone deve essere lontano da noi. Ci deve costare fatica alzarci per andare a prenderlo. Questo ci salva dalla continua, esplorazione del nostro smartphone alla ricerca di chissà quale, stimolo. Lì ci sono minuti per alcune decine di minuti, per alcune ore di lavoro che vanno in fumo. Se ti è piaciuto questo video, puoi cliccare mi piace sulla nostra pagina YouTube, puoi sempre consultare il nostro sito www.sparringgroup.it dove puoi trovare dritte e spunti per il tuo progetto di carriera e per lo sviluppo delle tue soft skills manageriali. Buon lavoro!